Amici zagoriani, bentornati. Eccolo il nuovo Zagor Zenith uscito in edicola, Incubo a Darkwood, dove prosegue la storia cominciata il mese scorso di Russo con i disegni di Sedioli. E io l'ho già letto, ragazzi, e devo dire che questa storia mi è stata una piacevolissima sorpresa perché non me l'aspettavo così, nel senso che pensavo fosse una storia, come posso dire, normale, addirittura non così lungo, non mi ricordavo che fosse di 3 numeri, ma mi ha sorpreso perché è una storia veramente, veramente carina, bella. E ora andiamo a vedere qualche cosa insieme, ma tutto a tempo debito. Allora, Incubo Dark, la copertina l'avevamo già vista, vi faccio vedere la quarta con la pubblicità dello Zagor più uscito il 22 agosto, di cui abbiamo già parlato. Anche questa è un'ottima storia. E all'interno della seconda copertina vediamo una novità, la fantastica avventura, come ci dicono i editoriali, del capolavoro di Gino D'Antonio, raccontata in un prestigioso volume, La storia del West. Quindi questo bel volume in libreria, sappiamo che storie meravigliose conteneva questa serie. Ok, vediamo un po' cosa ci dice Moreno nei tamburi di Darkwood. Allora, sì, ci parla della prossima uscita del nuovo volume delle origini. Ci dice che è stato fatto questo cofanetto con i 6 volumi già applicati nel 2019, mi pare. Tra l'altro spero che prima o poi si decidano a vendere anche il cofanetto raccoglitore da solo, perché chi ha già i volumi chiaramente non può ricomprarsi tutti i 6 volumi solo per il cofanetto, ma credo che prima o poi Caponelli ce lo farà trovare a qualche fiera, tipo Lucca o anche sul loro shop online. Poi cosa ci dice? Ci dice che lui sarà il 7 settembre ad Alessandria in occasione delle Comics, quindi ragazzi, chi è in zona può andare a trovare Moreno. E poi cosa ci dice? Ci dice che c'è lo speciale 39 che sarà strutturato anche quest'anno con la raccolta di alcune storiche brevi e meno brevi che risultano introvabili, come dice Moreno. Tra l'altro ci dice che questa volta la punta di diamante di quest'albo sarà la storia rimasta inedita di Pinisegna, scritta da Pezzin, il re di Cuencaverde. Quindi avremo la possibilità di vedere finalmente dopo tanti tanti anni, perché questa è dei primissimi anni 80, è rimasta sempre inedita. Vedremo se veramente, come diceva Sergio Bonelli, era meglio che rimanesse inedita. No, sto scherzando. Comunque ci toglieremo questa curiosità e avremo anche questo tassello di questa storia rimasta inedita da poter leggere. Ecco qui, ragazzi, addirittura una biglietta tratta proprio da quella storia con una striscia di Pinisegna. Ok, ragazzi, vi dicevo, questo Incubo a Darkwood a me mi ha sorpreso molto molto positivamente, perché Russo secondo me ha fatto un piccolo capolavoro. Io mi sto divertendo tantissimo a leggerla e è una storia che si dipana benissimo. Ci sono un sacco di personaggi, tutti strutturati bene, caratterizzati bene. Ora sapete, ragazzi, che io non sono un critico, non mi va di fare come quelli che analizzano e fanno tutte le pulci all'albo analizzando il personaggio. Zagor ha fatto questo, Zagor ha fatto quello, però avendola già letto vi posso già dire la mia. E a parte i disegni di Sedioli, belli, 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 io vi farò vedere 2 o 3 tavole grandi, ma la storia è veramente carina, perché poi avremo, a parte gli indiani che abbiamo già visto dal mese scorso, avremo anche i trapper che daranno una mano a Zagor, avremo dei personaggi dell'esercito, anche questi ben delineati, avremo ancora da scoprire un cattivo misterioso, che pare sia un vecchio nemico di Zagor, se non ho capito male, che vedremo nel prossimo numero. E poi nel prossimo numero avremo anche un nuovo alleato, non so se è una vecchia conoscenza o no, ma insomma un nuovo alleato, poi lo vedremo nella sinossi, che darà una mano a Zagor. E come vi dicevo, un sacco di personaggi che a me sono piaciuti, ben delineati e che non si scoprono mai, nel senso, ad esempio, il capitano Harris, che io credevo fosse uno dei complici, invece si dimostra fino adesso uno di quei pochi elementi d'esercito che usa il cervello, come dice Zagor nella vignetta, e si dimostra, insomma, ben disposto a
fermare questa azione omicida ai danni di Tribù e tutta la gente che viveva ad Arkwood. Quindi un sacco di... Ecco, guardate questa tavola, ragazzi. Un sacco di personaggi ben delineati, disegni ottimi. Poi una storia che si dipana benissimo, ragazzi, perché succede di tutto, quindi un sacco di eventi. Ad esempio, ci sono, sapete che Zago è alla ricerca di queste tre postazioni che provocano la pioggia, e già in questo hub lui le trova e le mette fuori uso. Però sembra che la cosa sia finita, invece non è finita perché ci sono un altro sacco di eventi, un altro sacco di situazioni con Veribad, due scienziati di altrove. Insomma, ragazzi, è una bella storia. È una bella storia. A me è piaciuta. Sarà che io non sono un analista come tanti, e mi diverto a leggerla. Bei disegni, quindi ho trovato un sacco di avventura. Poi ci sono, non so se ve l'ho fatta vedere, ve la faccio rivedere. Un sacco di amici di Zagreb che si ritrovano i trapper, si ritrovano gli indiani. Bella, bella, bella. Mi piace, mi sono divertito, ragazzi. Ok, come sapete, non finisce qui in questa storia. Come vi ho detto, ci sarà anche la fine nel prossimo numero. La macchina dell'Apocalisse, dal 1 ottobre. Guardate ancora questa bellissima copertina di Piccinelli, meravigliosa, con Zagor sotto la pioggia nascosto dietro questo steccato, con una guardia, una sentinella dell'esercito in fondo con la lanterna in mano. No, vabbè, ragazzi, chi riesce a criticare delle copertine così, vabbè, secondo me, boh, deve andare a leggere i manga, deve, boh, leggere dei libri invece che dei fumetti, perché non si può criticare, per me, una copertina del genere e delle copertine così, che qui, ragazzi, sono veramente veramente di altissimo livello. Ok, vi dicevo, ragazzi, io l'ho già letta storia, che io gli do al momento un abbondante 7, ma anche 7 e mezzo, per quanto mi sono divertito a leggerla. Vedremo poi il finale, che credo non ci debba deludere sul prossimo numero. La sinossi cosa ci dice? Vediamo, qualcuno sta usando l'invenzione di Veribad per uno oscuro piano di istruzione e conquista. Zago lotta per impedirlo, potendo contare su un insospettabile alleato. Quindi, come vi dicevo, c'è ancora un nemico, un cattivo da scoprire, che pare sia una vecchia conoscenza di Zagor. E poi troveremo nel prossimo mese anche un alleato che gli darà invece una mano, dal 1 ottobre. Ok, ragazzi, allora, Incubo Darkwood già in edicola, col proseguimento di questa bellissima storia di Ruxo e Sedioli. Buona giornata a tutti.